Eccoci qua, allora, non è facile, Gigi, finisce una storia bellissima, iniziata 20 anni fa, ci viene di chiederci com'è stato possibile. No, dispiace per non aver, non per me, dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente, questo è l'unico rammarico che ho e non certo quello di finire, perché alla fine il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Mi dispiace che l'ultima partita, diciamo ufficiale, sia coincisa con una non qualificazione mondiale. Non è facile adesso mettere a fuoco perché è successo. Forse abbiamo sottovalutato tutto l'impegno complessivamente. Abbiamo avuto l'illusione che fosse facile, non lo era. No, quello no. Non abbiamo sottovalutato niente perché chi gioca queste partite, chi le ha giocate, sa cosa vuol dire affrontare queste squadre, sa cosa vuol dire, sa quanto dispendioso sia fisicamente recuperare un gol a livello mentale, a livello psicologico, e quindi sottovalutato non sicuramente, probabilmente non si è riusciti a esprimere il meglio, ecco, di quello che avremmo potuto fare. Quello sì. Cosa ci è mancato secondo te? Ci è mancato l'energia e la lucidità per fare gol. Però alla fine loro hanno fatto una gara come quella dell'andata, è stato uno spareggio che si è deciso per degli episodi, che a loro sono andati bene, a noi sono andati male, però quando ti vanno male gli episodi è perché probabilmente hai delle colpe, e quando ti vanno bene vuol dire che è meritato. Il calcio italiano non giocherà il mondiale, non vivremo il mondiale da protagonisti, ma c'è ancora un futuro per il calcio italiano, ripartendo da questa sera. Non è facile, ma c'è ancora futuro per questo calcio. Ma sicuramente, futuro c'è, perché noi abbiamo orgoglio, abbiamo forza, siamo testardi, siamo caparbi e dopo delle brutte cadute troviamo il modo di rialzarci. E quindi lascio sicuramente una nazionale di ragazzi in gamba che faranno parlare di loro, compresi Gigione, Donnarumma e in questo caso anche Mattia Perin, che sono sicuro non mi faranno rimpiangere. E poi voglio dare un grande abbraccio a tutti, a chi mi ha sostenuto sempre, al mio Chiello, al mio Barza, al mio Leo, al mio Lele, a tutti quelli con i quali abbiamo condiviso più di 10 anni. Edo, faccio un grande in bocca al lupo a questi ragazzi che ci hanno seguito. Non è bastato, però spero che almeno a livello di esempio qualcosa si possano portare dietro. Sai che l'Italia cerca un capro espiatorio e lo troverà nel CT. No, assolutamente no. No. Lo sport insegna a perdere in gruppo e a vincere in gruppo, a condividere le gioie e i dolori, a dividersi i meriti e i demeriti. E quindi il mister ha le colpe che abbiamo noi e che hanno tutti coloro che hanno fatto parte di questa spedizione. Gigi, ti dico grazie a nome di tutti gli italiani. Grazie.